Un'interessante iniziativa quella di oggi che si svolge in merito ai contratti di sviluppo e ai bandi regionali del POFESR 2014-2020 che riguardano gli investimenti futuri per la costa agrigentina. Ecco, un convegno che riunisce le parti imprenditoriali ma anche le parti istituzionali per discuterne meglio. Ecco, quali sono gli obiettivi che si raggiungeranno? Sì, bene. Allora, questo convegno è stato organizzato dagli imprenditori della costa agrigentina e lo scopo di questo convegno è appunto quello di mettere a disposizione degli imprenditori della fascia del settore turistico ricettivo e dei servizi connessi di una serie di importanti di opportunità di finanziamento che derivano sia dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi dallo Stato, sia dai fondi comunitari che sono gestiti attraverso i bandi regionali del POFESR 2014-2020. La provincia di Agrigento purtroppo ha la maglietta nera perché è la provincia più povera d'Italia assieme a Siracusa e un'altra provincia ed è la provincia che ha il PIL più basso d'Italia. Quindi questa povertà stride moltissimo con la ricchezza che invece la provincia di Agrigento esprime, perché la provincia di Agrigento sappiamo quanti attrattori culturali ha, che ci invita tutto il mondo, dalla Valle dei Templi che è bene dell'umanità, alla Scala dei Turchi. Allora, questo è il motivo per cui noi abbiamo organizzato un contratto di sviluppo, perché c'è il Ministero dello Sviluppo Economico che finanzia praticamente per riequilibrare il territorio, fa delle politiche di coesione e quindi per innalzare province che sono rispetto agli altri più basse mette in campo dei finanziamenti per appunto livellare territori. Il contratto di sviluppo appunto uno strumento della programmazione negoziata del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi noi abbiamo diritto come provincia sottosviluppata a utilizzarla. Abbiamo invitato gli imprenditori che vanno da Licata a Sciacca e anche della zona dei borghi interni come Naro, Racalmuto e Palma di Montechiaro, li abbiamo invitati a presentare dei progetti e abbiamo raccolto circa 70 milioni di euro di progettazione che vanno dai B&B all'affittacamera. Contratto di sviluppo, bandi regionali per la costa agrigentina, un'interessante iniziativa. Ho accettato l'invito oggi a partecipare a questa iniziativa organizzato dagli imprenditori che insieme si sono stretti per realizzare quello che è il contratto di sviluppo di questa zona. Cosa significa fare un contratto di sviluppo? Significa mettere insieme un'idea, cercare di utilizzare risorse ed insieme però abbiamo valutato insieme ai progettisti che lo hanno redatto la necessità di alcuni cambiamenti. Nel senso che il contratto di sviluppo Costa Agrigentina si compone di interventi importanti ma anche di piccoli interventi che possono avere come finanziamento proprio quelli che sono i bandi della regione siciliana, mentre invece attingere a risorse di Invitalia per quanto riguarda i contratti di sviluppo, estrapolandolo da quello che è il grande contratto di sviluppo, interventi specifici, quelli con le risorse economiche maggiori. Questo permetterà alla regione siciliana di valutarli una volta completo il progetto, di valutare, di compartecipare a questo impegno finanziario con un risorse pari al 10% di quanto metterà il Ministero dello Sviluppo Economico. Questo significa un po' fare il contratto di sviluppo, questo significa però anche dare un'opportunità ad aziende ma anche a vocazioni del territorio, ad imprese del territorio ma anche ad aspirazioni di una costa che per la verità al pari delle altre due del nostro triangolo siciliano come Taormina e Cefalù davvero merita di occupare un posto importante partendo da Sciacca ed arrivare sino alla Valle dei Templi. Ecco, la cosa che è emersa è che anche gli enti pubblici possono partecipare a iniziative collaterali mirate allo sviluppo del territorio. Beh, non sono proprio all'interno del contratto di sviluppo, ma ne sono fautori e ne sono registi insieme alle loro imprese.